Diciamo che fino a qui è stata una giornata piacevole. Da qui in poi bisogna valutare un attimo. Beh, i kiwi ce li abbiamo. Porca putt... No, no, non hai visto tu, guarda là. Minchia. Ma c'era il sole fino a mezz'ora fa. Cos'è successo in questa mezz'ora? Ehi, ma l'hanno detto che davano pioggia la sera. Occhio. E siamo arrivati sulla prima diga dopo che Luna ha rischiato di tamponarmi. Certo, perché lui si ferma in curva, in discesa. Ma io mi fermo dove voglio, sei tu dietro che devi stare attenta. Ancora. Mamma mia, che peso che sei. Comunque siamo sulla diga. È una cosa abbastanza suggestiva da fare. Anche se è la seconda volta, la prima volta mi ha fatto più impressione. Ma guarda quanti scalini che ci sono andare in giù. Penso a farli tutti. Mi sto per fermare, posso, sua maestà? Grazie. O vuole tamponarmi ancora? Grazie. Ma grazie a sto cazzo. Verde. Questo è il primo lago, poi là in fondo c'è la diga nuova con il secondo lago, però visto che siamo già andati la volta scorsa, sono 8 km di sterrato circa, non me la sento più di fare tutto quello sterrato sinceramente, anche perché è abbastanza tardi, siamo abbastanza tirati coi tempi e rifarmi tutta quella strada orribile in prima, in seconda e non me la sento proprio. No, adesso scendo. È proprio pulita. Io dico che paura. Guarda che c'è un animale. Amore, guarda che c'è un animale. Là. Ah sì. Paura. Sarà un camoscio, un capriolo, un... Guarda che c'è un altro. Dove? In mezzo alla radura là. Io vedo quello lì. Ce n'è uno qua che sta brucando l'erba. Ma io ce n'è uno che sta camminando. E uno là sotto fermo che si muove adesso. Lo vedi sulla stradina? Che si muove adesso, è quello che ho visto io. E uno là sul piazzale. Non lo vedo io. Ma c***o, sul piazzale sta facendo il tornante. Sì, ma è quello che vedo io. E uno lì sotto sulla stradina. Ma porca c***o. Sta salendo adesso. Mica sei cieca, eh. Non lo vedo, ti giuro. Sei cieca. Ah, sì, ho visto, l'ho visto. Alleluia. Quello là. L'ho visto. Mica, non solo mi tamponi, sei anche orba. Non vedevo, si mimetizzano. Questo è un chiaro sinonimo del fatto che mi prendi dentro in moto, perché non guardi. Comunque, guarda quanti scalini. Sì, comunque, a parte quanti scalini, sto guardando anche che in realtà poi a metà strada ci sono dei corridoi. Sì. Che paura. Ma secondo me è per la manutenzione. Immagino di sì. Ma scusa, ma ogni tanto la svuotano? Tipo la fanno andare, la fanno correre un po' l'acqua? Può essere, dipende. Può essere che se si riempie troppo debbano aprire sotto. Paura. Ma chissà quanto cazzo ci hanno messo a costruirla. Dal 35 al 38. Basta documentarsi, lo posso dire, ma chissà quanto. Basta leggere. Guarda che merda. E poi un giorno le lavo e vediamo che sia presto questo giorno, eh. Se no me la lavo da solo. C'è il tempo. Se no possiamo metterle fuori, che tanto pioverà. Si lavano. Ma si sta anche staccando la targa. Moments later.
Bene fans, stiamo per ripartire dai laghi di Kankano, abbiamo una certa premura e niente, quindi sto facendo una storia, in realtà sto perdendo del tempo e quindi Luna mi sgriderà. Comunque sono veramente un posto della Madonna qua. Peccato i 5 euro di ticket, però vabbè dai, sopravviveremo. More moments later. Meno, comunque... Ah, ops. Comunque io ho due tacche. Anch'io ho due tacche, più la riserva. Ma tanto tornare a casa siamo in discesa. Adesso ripartiamo da qua, sono le 5:39 e non dobbiamo più fare pause fino a Bema praticamente, perché altrimenti arriviamo tardi. Così arriveremo in 1:45 presumo, quindi poco dopo le 7, se tutto va bene. E via che si va a fare enduro. Comunque se non hai la moto adatta è veramente una merda andare fuori strada. Sì, esatto. Sento che la moto va dove vuole. Sì. In più ogni sasso che prendo sembra che mi tirino un pugno. Ma ci avrà mica intenzione di farci prendere il temporale? No, spero di no. Perché hanno detto che verso sera pioveva, eh. Ah. Anche a Bema. Ah. Sì. Vabbè, ma finché piove, vabbè, basta che non grandina. No, non penso quello. Però sì, porca puttana. Attenzione, canalone, sembra motocross. Però sì, tipo, vabbè, ma mi ricordo che dava pioggia dalle, tipo, dalle 6. Ah, quindi la prendiamo tutta, insomma. Dalle 8, boh. Sta dalle 8, o dalle 7, boh. Diciamo che fino a qui è stata una giornata piacevole. Da qui in poi bisogna valutare un attimo. Beh, i keyway ce li abbiamo. È nero e ne... Porca puttana. No, non hai visto tu, guarda là. Minchia. Rifacciamo la diga molto velocemente, perché ho proprio l'impressione che la prendiamo tutta a secchiate e sarà una gran rottura di palle. Ecco, il classico vento da temporale. Eccoli nelle loro autovetture che poi saliranno al riparo dalle intemperie. Osteria. Occhio che qua c'è il fiume. Mi fa abbastanza paura, devo essere sincero. Ma c'era il sole fino a mezz'ora fa. Cos'è successo in questa mezz'ora? Ma l'hanno detto che davano pioggia la sera. Ho capito, ma da dove sono arrivate tutte ste nuvole nere che non c'erano? Tra l'altro la pioggia con la tua gomma posteriore è proprio l'ideale. Sì, esatto. Sì, ma anche coi sassi. Ma quelli sono solo qua, quindi... Ah, che tu dici la tua gomma anche coi sassi è proprio... Sì, beh, in effetti. Sì, beh, dobbiamo ordinarla comunque. Appena arriva... Cioè, boh, perché... Se non... Finché non torno disponibile... O ne prendi un'altra. No, non me la sento. Voglio quella. Porca... La prendiamo. Ma... Assecchiate anche. Assecchiate. Sapevo che dovevo portare le antipioggia, altro che keyway. Ma dici che ci conviene già metterli? Tipo ci fermiamo dentro la galleria o qua, li mettiamo, tiro sulla copertura lo zaino anche. Ma no, ma aspetta. Sei fiduciosa? Sì, sono fiduciosa, aspettiamo di arrivare in valle. Sì, beh, non che sia meglio prenderla giù, eh. Sì, beh, almeno non ci sono i tornanti. Last pezzo di enduro. Porca miseria, non mi ricordavo più.
Sono alquanto preoccupato. Sì, beh, di buono c'è che non dobbiamo tornare fino a Milano. Sì, esatto, almeno quello. Alta velocità! Forse un po' troppo. Cazzo, 50 all'ora, eh. Mi sembra di volare. Sì. Spero di non volare, però. Mi sembra di volare, ma spero di non farlo. Siamo tornati dal giro, abbiamo preso un bel acquazzone tra i laghi di Cancano e tutte le gallerie dopo Bormio. Pioveva di brutto, ma avremmo potuto prenderne anche di più perché il cielo era veramente pazzesco, sembrava Armageddon. Comunque siamo in hotel e volevo solo farvi vedere lo sbattimento dopo il giro, perché anche durante il giro cambia le batterie, fermati, eccetera. Comunque è bello poi avere i video, ma è uno sbattimento nel mentre. Adesso vi faccio vedere quando finisce il giro, quanta roba c'è da caricare, poi da pulire, perché le action cam non è che le ritiri piene di insetti, vanno tutte pulite, gli interfoni vanno puliti, il drone va pulito e poi bisogna mettere tutto in carica. Guardate qua quanta roba.